Salve, eccoci qui che avevo anticipato nell'altro video. Qui abbiamo sempre un deviatore. In questo caso consente di invertire la marcia di un motore. Per questo scopo abbiamo bisogno di due alimentatori distinti. Possiamo andarli a cercare chiaramente scrivendo qui alimentatore. Vanno posizionati in questo modo. Il negativo di uno va collegato col positivo dell'altro e costituiranno, diciamo, il potenziale comune, ecco, che va collegato al morsetto negativo del motore. Qui abbiamo invece un potenziale che è negativo rispetto a questo comune e qui un potenziale invece che è positivo rispetto a questo comune. Quindi se avviamo la simulazione possiamo vedere che abbiamo 5 volt positivi rispetto, ecco, negativi in questo caso rispetto a questo potenziale comune fornito da questo generatore e 5 volt positivi rispetto a questo MOSFET comune, ecco, generati da quest'altro generatore. Ecco, il più 5 volt va all'estremità del deviatore, il meno 5 volt, perché questi sono 5 volt negativi rispetto al comune, a quest'altra estremità del deviatore. Il MOSFET centrale è collegato al motorino. È chiaro che se il deviatore è a sinistra, giungerà al motorino una tensione negativa, ecco, che farà girare il motorino, cioè negativo di meno 5 volt, ecco, con il negativo collegato al MOSFET positivo del motore, questo girerà in senso antorario. Se sposto il deviatore in quest'altra posizione, è chiaro che al motorino arriveranno 5 volt direttamente dal generatore, questo di sinistra, ecco, perché il positivo arriva direttamente, il negativo è comune e di conseguenza gira in senso orario. La corrente assorbita dal motorino, ovviamente che gira in un verso o nell'altro, è la stessa, 79,9 mA, circa 80 mA, a 5 volt. Potremmo verificare che a 12 volt la corrente sia certamente maggiore. Proviamo a cambiare quindi il potenziale, per esempio 12 volt, ecco, magari soltanto uno dei due, e potremmo verificare che quando gira in senso antiorario il motorino, ecco, non so se si riescono a vedere bene, i giri al minuto sono circa 9000, ecco, se invece è stata quest'altra parte, chiaramente, ecco, gira più lentamente, così in senso antiorario e così pure. Come mai? Così dovrebbe girare, ecco, probabilmente non è previsto che funzioni a 12 volte. Verifichiamo un pochettino, non lo fa un po' impazzire, mettiamo 5 volte. Ecco, no, cioè è sbilanciata la tensione. Se metto 12 di qui, ho dimenticato di modificare quell'altra prima, chiaramente la tensione non è più ripartita correttamente. Questo comune deve essere 0, altrimenti le cose non compaiono più. Gira per lo stesso verso, perché questo non è uno 0. Se io qui ho più 12 volte, qui più 5, ecco, questa la tensione totale è 17, questo qui nel mezzo è un valore diverso da 0, comunque positivo. Quindi gira sempre nello stesso verso il motorino. Andiamo a verificare che così le cose invece cambieranno. Ecco, a vederlo non è che giri tanto più veloce, però la corrente è molto più alta, vedete, 192 mA. Da questo lato, ecco, gira più lentamente. E la corrente è comunque più alta di prima, circa il doppio, erano prima circa 90, adesso sono circa 180 mA. È strano che Thinkercad lo fa vedere girare più lentamente. Sarei curioso di vedere se lo alimentassimo a tensione più bassa, per esempio 3 volt, che cosa accade? 3 volt, anche 3 da questa parte. Ecco, andiamo a verificare. Con 3 volt gira molto lentamente, quindi probabilmente la tensione sua di esercizio è 5 ed è quella dove poi il simulatore lo fa vedere girare più correttamente. Quindi rimettiamo 5 volt e vediamo che 5 volt, ecco, dovrebbe girare, ecco, più velocemente. Bene.
A maggior ragione a 12 dovrebbe girare più velocemente, ma no? Questo è un problema di Tinkercad del simulatore. Se è un motorino progettato per funzionare a 5, certamente 12 il rischio di bruciarlo, ma se è un motorino che magari può lavorare a 12, è chiaro che girerà più veloce quando la tensione è più alta e conseguentemente pure la corrente. Vabbè, questo è un problema di simulazione. Ora mettiamolo pure a 24, vediamo se magari qui in Arduino è predisposto un qualcosa che se si brucia il motore ce lo dice, se è troppo alta la tensione, conseguentemente la corrente, adesso la corrente sarà 4 volte 24, insomma il doppio, il triplo quasi, il quintuplo di 5, se era 80, 90, 95, 45 sarà quasi mezzo ampere di corrente, vediamo se la sopporta questo motorino. Ecco, la corrente è rimasta a 100. 92 perché la tensione non è cambiata. Ho messo 24 nel nome del motorino. Forse io ho sbagliato pure prima, ecco perché non cambiano le cose. 24 la tensione di questo, 24 la tensione di quest'altro. Ecco, forse era semplicemente questo il motivo che a una tensione più alta non corrispondesse a una velocità più grande. No, no, la corrente era più grande. Siamo a 24 volte e 384 mAh. Vediamo la tensione massima. Ecco, quindi già che abbiamo un simulatore in mano possiamo fare tutte le prove che vogliamo. Chiaramente nella realtà questo bisogna stare attenti a qual è la tensione di lavoro del motorino. Non può certamente lavorare a tensioni più alte, magari più basse, certamente sì, più alte no. Ecco, sta girando in senso orario. Ecco, quando sta in questa posizione, è in senso antorario in quest'altra posizione, ovviamente. Beh, il modo come ce lo fa vedere Arduino non è tanto, tanto corrispondente alla realtà, perché la velocità a 30 volte rispetto alla velocità a 3 volte sì, era molto lento, ma rispetto a 5 cambia un bel poco. Provo a mettere 5 da una parte e dall'altra. Ecco, queste cose magari poi lascio voi giocarci. Ecco, 5 volte gira praticamente veloce allo stesso modo. Chiaramente, insomma, non l'hanno implementata questa cosa nel software di simulazione. La cosa importante, comunque, tornando al tema, diciamo, di questa esercitazione, era quella di comprendere bene come funziona questo interruttore a scorrimento, che sarebbe meglio chiamarlo deviatore. Quando sta a sinistra, la corrente è deviata da questo lato e quindi praticamente il motorino gira in senso antorario, quando è posizionato a destra la corrente è deviata da quest'altro su quest'altro alimentatore e il motorino gira in senso orario. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, provate, ecco, e presto vedremo altri circuiti in logica cablata prima e poi anche in logica programmata con Arduino, via via sempre più complessi. Grazie, a presto.